Amici di Nocchioteca di Windows Teca, eccoci qui pronti con una nuova video recensione. Oggi vi voglio parlare di questo gimbal stabilizzatore ottico di Ziyun, è lo Smooth Q che ci ha inviato GearBest. Siamo stati molto contenti di provarlo perché è un gimbal che si può trovare a un buon prezzo, 120 euro ovviamente su GearBest, e ha un'ottima qualità, ma direi subito di andare a vedere da che cosa è composto. Quindi vi giro l'impugnatura e frontalmente troviamo il pannello di controllo, dove troviamo il tasto di accensione e avvio delle riprese, il tasto per le modalità, che sono tre e di cui vi parlo, anzi quattro, di cui vi parlo poi dopo, tasto per lo zoom e il pan per muovere i tre assi, e poi abbiamo i due LED di notifica, uno per la batteria e uno di accensione. Sul lato troviamo invece l'ingresso micro USB per ricaricare la batteria da 2000 mAh, che fa anche da power bank. Infatti nella parte bassa, sul retro, troviamo un ingresso USB classico che ci permette di utilizzare questo gimbal proprio come power bank e ricaricare il nostro dispositivo che abbiamo incastrato. I tre assi, che sono il pan, il roll e il tilt, li troviamo qui, e abbiamo poi due levette, anzi due rotelle. La prima rotella ci permette di allungare il braccio e quindi adattarlo al dispositivo che andiamo a inserire. Possiamo andare a inserire fino un telefono fino a 6 pollici di grandezza, massimo 200 grammi di peso, oppure anche le GoPro con un peso minimo di 75 grammi, GoPro 3, 4 e 5, data la compatibilità per questo Smooth Q. Una volta regolato, appunto, si va a incastrare per bene il nostro dispositivo e con l'altra rotellina possiamo andare a decidere l'inclinazione, quindi se voler il nostro dispositivo in orizzontale oppure in verticale. In questo caso noi abbiamo scelto l'orizzontale. Ovviamente il tutto viene comandato da un'applicazione, eccola qua, che è proprietaria dell'azienda cinese. Che cosa troviamo in questa applicazione? In questo caso dovrei girare la rotellina, farvi vedere appunto la... facciamo così, anzi lo andiamo magari a spegnere mentre vi racconto dell'applicazione, così poi vi faccio anche vedere l'accoppiamento. Troviamo, ecco qua, che si è disconnesso dal nostro gimbal, troviamo la percentuale di batteria del nostro gimbal e la modalità, che in questo caso è il follow. Troviamo la posizione dei tre assi e poi il control, che ci permette, una volta collegato il nostro gimbal, di controllare appunto gli assi e avere un controllo migliore del pan. La calibrazione, che ci permette di calibrare tutto il gimbal, l'update per poter in teoria aggiornare il gimbal, il firmware del gimbal, ma in realtà poi vi rimanda al PC e vi chiede di utilizzare un tool che si scarica gratuitamente dal sito del produttore. Settings, anche in questo caso vi fa entrare in alcuni settings del gimbal, ma in realtà non abbiamo grandissime cose. Poi camera, abbiamo un'applicazione dedicata, quindi in questo caso andrei subito ad accenderlo, quindi tenendo premuto il nostro tasto di accensione vedete che il gimbal va ad orientare immediatamente il nostro telefono. Torniamo un attimo indietro perché vi faccio vedere appunto la connessione. Quindi nella parte alta si va a cliccare connection e si va a selezionare il gimbal una volta che ha fatto lo scan di tutti i dispositivi che si possono trovare nei dintorni. Una volta trovato il gimbal basta semplicemente cliccare su connecting e la connessione è praticamente immediata e ci permette, ecco qua, di andare subito a vedere in che posizione è il nostro gimbal. Col control, come vi dicevo, abbiamo il pieno controllo delle tre modalità, quindi full, lock e follow. Quindi se non vogliamo andare a cliccare con il tasto possiamo selezionare direttamente da questo pannello le modalità. Parliamo a questo punto delle modalità, dicevo sono tre, in realtà quattro perché ce n'è una quarta che non viene menzionata perché è più una modalità standard. Follow è una modalità che blocca il tilt e il roll, quindi i due assi, lasciando libero il
pan e quindi andrò semplicemente con il movimento del pan, come potete vedere il mio gimbal andrà ad orientare il telefono tenendo però fissi il tilt e il roll. Lock va a bloccare tutti e tre gli assi, quindi il mio telefono sarà sempre stabile in direzione, dritta davanti a me. Full invece è una modalità che libera tutti e tre gli assi e questo mi permette di fare movimenti molto più fluidi e seguire meglio, magari una traiettoria più rotonda o comunque più lineare, insomma, possiamo veramente sbizzarrirci e diventare dei piccoli producer, produttori o registi che dir si voglia. Quindi veramente si può andare a fare qualsiasi tipo di movimento orizzontale, verticale e avremo comunque sempre il nostro telefono ben equilibrato e ben sotto controllo. Torniamo indietro, dicevo, la quarta modalità si attiva solamente dal tastino, quindi andando a premere tre volte il mode, lui andrà magari più veloce. Ah no, scusate, devo entrare in camera giustamente perché sennò non può essere attivata. Allora, innanzitutto, visto che siamo in camera, vi faccio vedere che selezionando mode mi va a cambiare, come potete vedere, in follow. O lock, quindi con un solo tasto mi va a cambiare le modalità follow o lock, con un doppio clic mi va invece nella full, quindi tutti gli assi liberi, con tre tasti veloci mi va nella selfie mode, quindi mi permette di andare ad eseguire una foto o un video in maniera selfie. Con sempre tre tocchi mi va invece, mi torna diciamo nella modalità normale. Ovviamente possiamo andare a selezionare video o foto, quindi con uno swipe mi va a selezionare video o foto e possiamo andare poi nella parte di sinistra a selezionare determinati settings della fotocamera, quindi possiamo andare a regolare alcuni setting della fotocamera del nostro smartphone. Possiamo andare a bloccare un oggetto, questa è una cosa molto interessante, quindi noi andiamo a dire allo schermo, cioè, scusate, al gimbal che vogliamo inquadrare quel determinato oggetto e praticamente il gimbal non cercherà mai di staccarsi da quell'oggetto e quindi praticamente fissa l'immagine su quell'oggetto. Abbiamo ovviamente la possibilità di girare la fotocamera. Abbiamo l'HDR ci possiamo attivare o disattivare l'HDR e poi abbiamo la possibilità di attivare o disattivare il flash. Questa cosa, diciamo che è uno, diciamo, degli aspetti, non dico negativi, però mi sarebbe piaciuto avere un'integrazione o comunque poter sfruttare magari sempre tramite dei tasti meglio il gimbal con l'applicazione nativa del telefono. Per esempio, noi stiamo usando un V30 che ha un sacco di caratteristiche e impostazioni fighe proprio per magari anche fare video un po' più particolari, però ovviamente non sono presenti nell'applicazione camera del gimbal, questo è normale, però con l'applicazione della fotocamera nativa del cellulare non riesco a sfruttare al meglio il nostro gimbal perché ho dei comandi un po' limitati dal punto di vista dei tasti fisici. Detto questo, l'applicazione funziona bene, diciamo, ripeto, secondo me non sfrutta al meglio le qualità della fotocamera del telefono, però per quello che possiamo utilizzare dal punto di vista video o foto, fa il suo lavoro. I movimenti non sono sempre perfetti, questo l'abbiamo notato, quindi non sempre le modalità riescono ad agevolare la ripresa di un oggetto, di una persona. Però tutto sommato nel suo complesso non è affatto un gimbal, un cattivo gimbal, ecco. Queste sono, diciamo, le modalità, le cose che si possono fare. Vedrete poi dei video dedicati proprio a riprese che abbiamo fatto con questo gimbal in maniera tale che potrete giudicare voi se le immagini sono realmente stabilizzate o no. Il lavoro non è affatto male. Con, diciamo, delle riprese con questo gimbal. Ripeto, 120 euro è il prezzo di questo prodotto che si può trovare ovviamente su GearBest.
non è assolutamente un brutto prodotto. Vi rimando alla nostra video recensione scritta e ai video di prova. Un saluto da Francesco Colonna per Nokioteca e Windows Teca. Ciao a tutti!